Qua, buonasera, buonasera, bentrovati. Siamo qua proprio a parlare dell'energia di maggio, che è un mese molto particolare perché è un mese, come sottolineo più volte, che si trova in un punto di transizione. È molto importante perché anche dal punto di vista energetico è il numero 5 e nella numerologia esoterica è un numero che ha due valenze importanti. Dal punto di vista più profondo, la connessione anche con la cultura ebraica, il 5 è legato al mondo dell'anima e dall'altro invece è legato ai cinque sensi, al mondo dei sensi. Ci vede in un processo di transizione fra l'energia animica e l'energia dei cinque sensi, di quello che noi osserviamo nella realtà, che è un po' anche molto l'energia del toro. Ricordo a tutti che siamo nel segno zodiacale del toro. Chi avesse piacere di vedere il video in merito può andare a vedere su YouTube il video di Jessica Pintor, che proprio parla dell'ingresso del sole nel segno del toro, descrive anche energeticamente che cosa questo significa. Perché dimentichiamo sempre, noi pensiamo al transito nello zodiaco come a quello che ci interessa, in realtà tutti abbiamo il segno del toro, dobbiamo semplicemente andare a vedere dove si trova nel nostro tema natale, perché quell'area della vita sarà influenzata da quell'aspetto, da quell'energia. Quindi il transito dei segni del sole nei vari segni dello zodiaco indica che fondamentalmente c'è un Di transito di questa questa energia solare, quindi l'energia vitale della luce del sole, della forza della vita e della trasformazione, perché noi il sole rappresenta a un livello personalità, ma a livello esoterico rappresenta l'anima, innesca un profondo processo di cambiamento in noi che è molto importante e che ci invita a un grande passaggio di coscienza e di consapevolezza. Il 5 può essere collegato sia alla mente dell'uomo ma anche alla mente del divino. E il toro rappresenta proprio questo passaggio. Il toro si colloca nei primi 3 mesi dell'anno zodiacale, nei 3 mesi della primavera. Abbiamo festeggiato sabato del Tane, che poi è quello che noi chiamiamo il Calen di maggio, dove siamo arrivati proprio al punto medio tra l'equinozio di primavera e il solstizio d'estate. Ed è un momento di transizione importante. Come sto ribadendo da più volte, nell'equinozio di primavera con la Pasqua abbiamo avuto l'ingresso dell'energia raggio 2 all'interno del chakra del cuore. Con la luna, che poi avverrà il 16 di maggio, avremo che poi è il Vesak acquariano, che è diverso dal Vesak buddista, perché il Vesak acquariano si scrive con W, il Vesak buddista con la V semplice, e rappresenta qualcosa di totalmente nuovo, per poi portarci alla luna di giugno, che sarà un altro passaggio. Che cosa accade tra queste due lune, cioè tra quella di luna piena di aprile e luna piena di giugno? Accade un grande transito che è proprio questo 5, un passaggio, quella che viene chiamato una grande inversione a U. Un passaggio, un cambiamento importante che proprio ha lo scopo di portare in noi e metterci a confronto con una nuova energia interiore. Dal punto di vista biblico, questo passaggio, questo periodo di passaggio corrisponde, e naturalmente guardiamolo un attimo insieme, come spiegavo anche nella luna che ho fatto venerdì sera, nella luna nuova che abbiamo avuto domenica sabato con l'eclissi, rappresenta proprio il passaggio degli ebrei verso la Terra Santa, quindi nel deserto, con la sosta del popolo ebraico sul monte Sinai, dove abbiamo, guardate caso, il famoso episodio del toro e dove Mosè va sul Sinai per ricevere le leggi, le 10 comandamenti che riceverà ufficialmente a giugno. In particolare quest'anno la celebrazione sarà il 4 di giugno e quindi questo momento è un momento di grande transizione, di grande crisi, perché dall'uomo simbolicamente che guida la propria vita con le proprie leggi, passiamo all'uomo che guida la propria vita
la vita guidato dalle leggi divine. E pensate anche che energeticamente, dal punto di vista simbolico, queste leggi che noi consideriamo i 10 comandamenti, naturalmente nella loro versione originale, non nella versione che è stata poi data a noi nel corso del tempo, ma sono considerati una coppia 5x5, quindi il numero 5 come 55, se lo vediamo, perché si dividono in due tipi di comandamenti, i primi 5 e i secondi 5, una svolta. In numerologia 55 si chiama la mente di Dio che entra nel cuore dell'uomo. Quindi questo passaggio che il toro rappresenta è proprio una svolta mentale, no? Il 5, nella numerologia è la mente che viene illuminata. Non a caso si festeggia il Vesak, che è il Vesak acquariano, che nasce riecheggiando il Vesak buddista, perché la leggenda narra che il Buddha sia nato, abbia avuto l'illuminazione e sia trapassato proprio nella luna piena del toro, che è fondamentalmente la luna in scorpione. Quindi questo mese è un grande passaggio, poi chi avrà piacere di essere con me in queste due serate che faremo, domenica 8 farò proprio il seminario sul significato esoterico, cabalistico e numerologico dei 10 comandamenti, perché i 10 comandamenti sono legati alla cabala, e la cabala intesa proprio come il risveglio dell'essere umano a se stesso, la mappa che Dio ha fornito all'uomo per tornare a se stesso, ma non solo, un profondo legame anche con il Padre Nostro che ci è stato lasciato e le 10 sfere appunto della cabala stessa. Quindi questo mese è un passaggio dal modo in cui l'uomo riceve, governa la propria vita basandosi sulle proprie leggi, alle leggi che riceve e quindi che lo ispirano a fare un passaggio totalmente nuovo. Ed ecco anche l'energia del numero 5, perché il numero 5 è profondamente legato a questo. Vi parlavo un attimo fa dell'energia della bottiglia 5 del sistema Orosoma, come vedete bene è giallo su rosso, quindi ci aiuta proprio a fare un profondo lavoro di attivazione del primo chakra, perché il primo chakra è legato alla sopravvivenza e questo è legato al segno del toro, cioè il toro, il segno del toro è legato al possesso, cioè come spiegavo anche nella luna, noi diamo valore a noi stessi sulla base di quello che possediamo e determiniamo noi stessi su un insieme di schemi sociali che ci sono stati dati, di strutture energetiche che ci sono state date sulla quale noi definiamo il nostro valore. Dentro questi limiti noi, diciamo così, dentro queste strutture noi siamo abbastanza limitati, perché il giallo rappresenta anche l'energia della paura, l'energia della paura di uscire da una struttura ben definita, mentre questa bottiglia è una grande bottiglia di risveglio. Nel primo chakra noi abbiamo fortemente l'energia del risveglio, abbiamo l'energia della nuova vita, quindi un risveglio in atto che ci spinge a trascendere il nostro valore basato sul senso di sopravvivenza per risvegliarci rosso al vero senso di chi siamo. Quindi è un mese che ci parla di questo cambiamento, di cominciare a vivere la nostra vita basando la nuova vita su nuove leggi, perché nel 2022, che è l'anno in cui noi dobbiamo mettere il seme dell'uomo divino, il vecchio mondo sta scomparendo, dobbiamo trovare delle nuove basi, delle nuove fondamenta, proprio il primo chakra, su cui noi andiamo a costruire questa energia. E il segno del toro è anche un segno corallo che ci chiede, no, nel sistema Orosoma il corallo è l'amore non corrisposto, che noi di solito pensiamo che sia l'amore degli altri non corrisposto, in realtà è l'amore che noi non proviamo verso noi stessi, cioè tutti i limiti, e uso questa parola tra virgolette, gli abusi che noi facciamo a noi stessi. Quindi in questo mese siamo posti di fronte a qualcosa di particolare. Qual è l'energia del 2022? Come si trova l'energia di un mese? Ci sono due modalità di trovarlo, utilizzando la somma dell'anno in due modi diversi. La prima utilizzando le singole cifre, quindi 2022, 2 più 0 più 2 più 2, facciamo 6, e quindi un primo numero è 6, e l'altro sommando il secolo, che è 20, più 2 più 2, le altre due cifre, che ci dà 24. Che differenza c'è? Che la somma delle cifre singole ci dà quello che accade nel mondo materiale, la cifra con il secolo ci dà
dell'esperienza spirituale che stiamo vivendo. Quindi, come ho spiegato, il 6 è un anno di scelta, è un anno di nuova direzione, dove siamo, corrisponde la carta 6 dei tarocchi, quindi in cui siamo invitati a scegliere rispetto a ciò che ci attrae materialmente, ciò che invece ti attrae nel cuore, e vivere un profondo processo interiore di trasformazione alchemica, di fusione tra l'anima e la personalità. A questi due numeri noi andiamo a sommare il numero del mese, che è proprio il caso 5. 5 più 6 fa 11 e 5 più 24 fa 29. Per il 2022 il mese di maggio ha una frequenza 11, cioè 2-1. 2-1 sono due volontà. La mia, la volontà mia, cioè della mia personalità, di quello che io credo di essere, che i maestri dicono tu non sei quello che pensi di essere. Tu non sei i tuoi pensieri, tu non sei le tue emozioni. E apparentemente questa è una frase assurda da pensare, perché noi ci conosciamo per questo, ma fondamentalmente noi non sappiamo chi siamo, e attraverso il processo della vita noi andiamo a scoprire noi stessi. Quindi questo 11 mette due volontà a confronto. Quindi l'11 noi lo conosciamo come un portale, come un numero di un portale, di un'energia in ingresso, infatti sta entrando una fortissima energia, e sta entrando che energia? Attraverso l'esperienza che vedremo poi meglio domani sera, all'interno dal livello energetico a livello cosmico, sta entrando nel nostro settimo chakra in questo mese l'energia del raggio 1, che è il raggio di una nuova volontà, della volontà, all'interno del nostro chakra della corona. Il chakra della corona noi abbiamo le nostre credenze, ed è anche la parte superiore del cervello dove siede il corpo calloso, che è la parte che vede, che unisce i due emisferi del cervello, che hanno completamente due volontà diverse, cioè l'emisfero sinistro, che è razionale e che vede le cose strutturate, in cui, che è quello che noi utilizziamo maggiormente dal punto di vista della personalità, e abbiamo invece l'emisfero destro, che è quello che vede la visione panoramica, che è aperto al nuovo, che è aperto all'ignoto, che è la connessione col divino ed è connesso all'energia del cuore. E pensiamo che con la Pasqua sia attivata l'energia del raggio cristica nel chakra del cuore. Quindi due volontà che possono unirsi solo quando noi le sappiamo combinare. Questa è anche la ragione per cui ho messo il 20 maggio, se ricordo bene, il corso di SQ Leadership, perché noi possiamo imparare a combinare l'energia dei due cervelli imparando a farci le domande giuste. Cioè i due cervelli hanno due volontà diverse. Negli anni 70 sono stati fatti degli studi proprio sulle persone che soffrivano di schizofrenia, dove per cercare di aiutarle a guarire i due lobi venivano completamente separati, e si vedeva proprio che la persona aveva due personalità, cioè andava di fronte all'armadio per vestirsi, prendeva un abito e mentre lo tirava giù l'altra mano lo fermava, lo rimetteva dentro e prendeva un altro abito. E questo vale per noi costantemente, noi abbiamo questi due aspetti, quello che noi possiamo chiamare poi i due gemelli simbolicamente, no? Stiamo per arrivare ai segni gemelli, che sono l'energia della personalità e dell'anima. Infatti i gemelli corrispondono al segno, all'energia dell'intelletto, e il loro complementare opposto è il sagittario, che rappresenta l'energia della mente superiore, che è quello dove la direzione in cui stiamo andando. Quindi questi due emisferi sono separati perché noi fondamentalmente non sappiamo usare il nostro cervello. E pensate che maggio, il Vesak, e accadrà il 16 maggio, è l'energia in cui si dice che il Buddha sia nato lì. Perché? Perché il Buddha ha imparato a lavorare con la mente. Quindi è il mese migliore per imparare a lavorare con l'energia della mente e imparare proprio a fare questo passaggio di coscienza. Perché noi non possiamo essere leader di noi stessi se abbiamo queste due parti in noi separate, e dobbiamo imparare a farci le domande giuste. Quindi tornando all'11, ci sono queste due volontà, due emisferi, e dal punto di vista della numerologia sacra l'11 rappresenta conflitto, disordine. Perché? Perché sono due volontà diverse, una ha una volontà e l'altra ne ha un'altra. Portando l'energia sul colore, abbiamo il chiaro sul rosa, luce sull'amore per se stessi, quindi c'è un invito ad accettarci per quello che noi veramente siamo. Tra l'altro l'11 nella numerologia esoterica è il profeta, e il profeta
non accetta la propria visione fin tanto che la propria visione non viene accettata dagli altri. C'è una dipendenza da quello che accade all'esterno, e questo è proprio l'energia del 2, 11 fa 2, 1 più 1 da 2, e 2 è il secondo chakra, in cui io vedo, mi metto nella relazione, e il secondo chakra è come mi relaziono. Se all'esterno ho non piacere, mi ritiro all'interno nel dispiacere. Invece la relazione non deve essere, come dico sempre, orizzontale, deve essere verticale. E il 2 è anche il secondo segno zodiacale, che è proprio l'energia del toro, il secondo segno zodiacale. Perché noi pensiamo di seguire la ruota dello zodiaco nel senso come la conosciamo, dall'ariete ai pesci, invece dal punto di vista karmico noi in realtà stiamo seguendo la ruota dai pesci all'ariete. Quindi se noi lo guardiamo in questo senso, il toro è l'undicesimo segno, dove siamo messi a confronto con noi stessi. Quindi nella fisicità c'è una forte richiesta di guardarci in faccia, di vederci in faccia, e due volontà diverse. E il due è quello che valuta, che soppesa, no? È come dire i due piatti della bilancia. Nei colori, la bottiglia 2 nel sistema Orosoma è blu su blu, il 2 è il dubbio, il non sapere che cosa scegliere, e in questo caso il blu della 2 ci parla di un momento in cui dobbiamo scegliere se accettare di far finta di continuare a essere quello che non siamo, quindi la pace a tutti i costi, o di scegliere il blu, la guida della pace interiore, di quello che noi siamo veramente, e comunicare, esprimere attraverso la gola. E ricordatevi, perché il blu è la chakra della gola, e il toro governa la gola, tutto il collo e la gola, è legato alla nostra voce, il toro, quindi alla energia della nostra voce, e di comunicare, scegliere proprio di esprimere quello che noi siamo, ma non tanto agli altri quanto a noi stessi. È l'accettazione di quello che noi siamo e rompere col vecchio paradigma. Il paradigma è qualcosa di più delle credenze, perché le credenze sono un insieme di concetti, ma il paradigma, proprio su cui andiamo a lavorare in SQ, è la credenza più grande su cui si sono rette tutte le nostre credenze. È come se fosse la radice. Quindi cambiare il paradigma significa cominciare a porsi delle domande corrette per andare a vedere veramente la radice su cui si fonda la nostra vita. Da lì dare un nuovo valore a noi stessi, quindi anche il senso del lavoro con la SQ proprio in questo mese. Questa bottiglia si chiama la ghirlanda di fiori, in inglese ghirlanda si chiama chain of flower, catena di fiori. Noi siamo legati all'esistenza materiale attraverso delle energie dei fiori, cioè di qualcosa che sembra allettarci, ma che in realtà ci tiene prigionieri, che è proprio l'energia del toro, perché il toro è diviso fra l'attrazione al mondo materiale e invece l'aspirazione a qualcosa di molto più alto, che è proprio seguire il proprio progetto, seguire il proprio piano, seguire l'energia dell'anima. Quindi infatti il 5, tornando all'energia del mese, rappresenta proprio una grandissimo U-turn, svolta a U, in cui siamo invitati a fare un cambio grandissimo di direzione. È un passaggio molto importante. È interessante anche vedere che la luna del Vesak accadrà il 16 di maggio, che rappresenta il numero 16, è l'energia della torre, cioè il crollo della torre, si chiama proprio la mente di Dio entra nel cuore dell'uomo dal punto di vista dei tarocchi esoterici. Andiamo a vedere l'alto punto dal vista spirituale, che cosa sta accadendo in noi, perché noi lo viviamo come un conflitto interiore. Siamo nell'energia del 29. Il 29 si chiama alzati e vai, prendi il coraggio rosso di seguire la tua voce interiore, di partorire, il 20 è il parto, il 9 l'energia dell'anima, qualcosa di totalmente nuovo. Prendi il coraggio, infatti si chiama la nascita della luce, la nascita della consapevolezza. E anticamente, proprio ne parlerò meglio domani sera, il segno del toro era considerato proprio l'energia del grembo, in cui scendeva la luce e veniva partorita la creazione. Infatti il toro, poi, come spiegavo anche nella luna, ci insegna che noi dobbiamo imparare a materializzare non quello che la nostra mente pensa sia più opportuno, ma quello che giunge a noi, attraverso di noi, risvegliarci alla nostra consapevolezza, perché il giallo è il senso di sé, il senso di chi siamo, e amarci come siamo,
arriviamo proprio a materializzare un nuovo senso di sé, una nuova energia, una nuova qualità dell'essere. Siamo in un mese in cui ci viene veramente richiesto di guardare ai nostri pensieri e veramente a quanto i nostri pensieri ci dominano, andare a vedere veramente quando sono le radici del nostro paradigma, andare a fare costantemente un profondo lavoro di, tra virgolette, meditazione, inteso come osservazione del nostro essere, della nostra trasformazione, perché è un processo, un profondo processo introspettivo in cui dobbiamo andare, e vedremo la luna del Vesak, che sarà in Scorpione, una morte interiore, una morte agli vecchi schemi. Quindi è un mese di cambiamento e dobbiamo accettare, perché in rosa accettare, questa nuova luce, questa nuova vita che sta emergendo dentro di noi, e seguire l'energia del cuore. Perché ricordatevi che il complementare del 5, in questo caso che è il chakra di base, il complementare del chakra di base è il cuore. Siamo invitati a connetterci con l'energia del cuore. E qui andiamo alle tematiche di SQ. L'emisfero sinistro è sempre frustrato e non è arrabbiato, non è connesso col corpo, non è connesso con l'energia del cuore. L'emisfero destro sì, attraverso il nervo vago. C'è proprio un passaggio che deve essere fatto dentro di noi in cui andiamo a fare 1+1, non fa 2, ma fa 3. Cioè fa il salto in quello che noi chiamiamo, abbiamo descritto prima, il corpo calloso, cioè la parte superiore del nostro cervello. Quindi dobbiamo imparare a farci delle domande che ci portino fuori da questa dualità, da questa separazione, per arrivare al 3. In fisica quantistica 1+1 non fa 2, fa 3. Cioè abbiamo un salto di coscienza, quello che noi chiamiamo il quantum leap, per prepararci a questa unione nuova verso il nostro, la realizzazione del nostro destino. Infatti poi nel mese prossimo cominceremo a arrivare nell'energia a metà dell'anno dove avviene questo cambiamento. Quindi la grande domanda è chiedersi chi siamo, ma inteso su che valore basiamo le nostre vite, e dobbiamo andare a vedere, a strutturare profondamente questi schemi che danno origine alla nostra realtà. Solo attraverso l'osservazione di questi schemi, e questo si può fare soltanto attraverso un lavoro proprio di analisi, cioè di SQ, cioè di domande che noi poniamo noi stessi per andare a vedere la radice, siamo in grado di fare questo svolta, perché altrimenti dentro di noi avviene questo senso di dualità, di questo conflitto interiore. Pensatevi che il coro ha due corni, associato proprio agli organi genitali, quindi un passaggio di creazione, che cosa, come crei la tua vita, e in più può diventare un calice in cui noi riceviamo proprio questa nuova luce che è il raggio 1. Dobbiamo rimanere molto focalizzati e scegliere dove ci chiama il nostro cuore. Tra l'altro la cosa estremamente interessante da vedere è che la bottiglia V5, che nel sistema Rosoma è la bottiglia di Vicky Wall, fondatrice del sistema, quella che lei riteneva essere la bottiglia della sua anima, cioè di quella che conteneva il proposito della sua vita, è la bottiglia associata al leone, che lei ha attribuito al segno del leone. Simbolicamente il seguire ciò che amiamo, il leone legato alla creatività e a ciò che amiamo, all'espressione di sé come espressione di ciò che amiamo. E la bottiglia 11, che è di questo mese, dal punto di vista della cabala e dal punto di vista dei tarocchi cabalistici, è associata anch'essa al segno del leone. Quindi ci sta invitando a fare una grande analisi. Il punto è che il 29, che si chiama prova, prova ancora, è il fatto che noi ci sentiamo all'interno di un tunnel, quindi di qualcosa da cui ci sembra di non riuscire a uscire, e invece la 29 dice prova, prova, prova ancora. Non mollare di provare, continua ad andare nella direzione del tuo cuore malgrado l'apparenza di una sensazione diversa. Cinque sensi tendono ad ingannarti. Uno dei miei maestri mi disse, quando abitavo ancora in Australia, ogni paura tu rimani su quello che credi e tu vedrai come la realtà si trasforma, e aveva assolutamente ragione. Invece noi abbiamo proprio la tendenza a ritirarci di fronte all'apparenza della realtà.
ma ricordatevi che il grande lavoro che stiamo imparando quando noi diventiamo l'uomo divino è imparare a governare noi stessi da dentro, cioè non stiamo modellando la realtà con le mani, la stiamo creando da dentro, e questa è la grande differenza che stiamo imparando tutti a fare. Chi di voi poi avesse piacere può usare anche energeticamente le due bottiglie, la bottiglia 11 e la bottiglia 29. Nel caso decideste di utilizzarle, vi ricordo perché c'è il rosso, la bottiglia 29 utilizzata la mattina e la bottiglia 11 utilizzata alla sera, messe sulle aree del corpo che rappresentano. Quindi potete andare proprio sulla pagina di International Shishu School, dove c'è lo shop, e trovate anche la spiegazione sotto l'equilibrio del significato delle singole bottiglie, che è un significato che ho scritto io direttamente. Spero con tutto questo di avervi fatto cosa gradita, di avervi dato un'idea dell'energia in cui siamo. Un caro saluto, vi auguro una splendida serata e un buon maggio, visto che questo maggio deve aiutarci a fiorire a un nuovo livello dell'essere. Ciao ciao!